Vorreste sapere cosa mancherebbe ad uno statunitense che viveva 6 anni in Italia ma adesso si è trasferito in America? Lo so, tutti vogliono sapere questa cosa, quindi ragazzi, adesso vi presento le 5 cose che mi mancano dell'Italia. E per chi non lo sa, un po' di background su di me, sono americano. Ho vissuto in totale circa 5 anni in Italia. A dicembre del 2021 sono tornato in America, quindi sono circa 5, scusami, 3-4 mesi che non sono in Italia. Certe cose iniziano a mancarmi, adesso vi dico quali. La prima cosa e la cosa più importante, quello che mi manca di più, lo sapete qual è? Indovinate? Il cibo. Sì, c'è un buon motivo per cui l'Italia ha la cucina più famosa del mondo, ma letteralmente. Ci tenete così tanto al cibo, ci pensate, vi frega tanti. È il mondo, è la vita in Italia, come si mangia e come si sta. Quindi se mangi bene, stai bene. Questa in Italia mi piace e mi manca perché adesso in America la mentalità del cibo è: hai fame? Saziati. Mangia qualcosa e vai avanti. Non c'è così tanta tensione, tipo, hai fame? Allora facciamo la cosa più buona del mondo. E per recuperare questa mia mancanza, sto mangiando la pasta al pesto che faccio io dal barattolo di pesto. Quindi mi dispiace, ma è sufficientemente buono comunque. Quindi, se mi manca il cibo, faccio un po' di pasta. Però sì, tipo, pizza, pasta. Tutto, cioè tutto, mi manca comunque del cibo. Quindi cibo è numero uno. Numero due, un po' meno importante, ma sempre una cosa che mi manca. E sono sincero, sono le ragazze. Allora, piano, piano, cosa voglio dire? Cosa voglio dire? Innanzitutto, sono single adesso, ho 28 anni, sono un uomo. Che pensate che non mi mancano quelle belle donne in Italia? Certo che mi mancano. Perché qui dovete sapere, sono circondato da ciccioni, grasse, brutte, brufoli, questo colore di capelli strano, cioè, insomma, i ragazzi italiani sono troppo viziati perché mi piacevano le ragazze italiane che adesso non ne vedo nessuna e sono molto deluso di questo. Le ragazze con cui devo uscire adesso, come stanno? Come sono? Non volete manco vedere. E poi c'è chi dice adesso: oddio, ma che dici? Le ragazze americane sono bellissime. Sì, ogni tanto, 1 su 10 forse. Mentre in Italia, 5 su 10. Ci siamo? Avete capito? Ok, va bene, andiamo alla terza cosa. La terza cosa che mi piace è un po' più difficile spiegare, ma sono eventi o la vita sociale. Fatemi spiegare. Non è che la vita sociale non esiste negli Stati Uniti, ma è più difficile. Le città, la costruzione della città in Italia facilitizza. How the hell do you say this? Facilita. Eh? Facilita? Facilitate. Lo rende più facile. La costruzione delle città in Italia rende più facile la vita sociale. Per esempio, Roma, dove vivevo principalmente, se cado a Roma, in qualsiasi parte di Roma, probabilmente a distanza a piedi posso trovare un pub. Un bar, gente che cammina, c'è tutto insomma, quindi la vita sociale dunque è facilitata. Allora, sto montando questo video adesso e qui volevo semplicemente dire camminabilità, cioè se esci e subito puoi camminare e sei circondato da tutto. Quella cosa mi manca, tipo questo tipo di città. Esci e c'è vita. Piazza Bologna a Roma, conoscete? Ci vivevo, ottimo. Comunque, andiamo avanti. Mentre qui posso comunque trovare pub e bar e persone che camminano, sì, ma magari devo mettermi in macchina, guidare, parcheggiare. E poi c'è un solo posto, un posto unico che sta da solo, che non è in un centro sociale o niente del genere. Mi ricordo a Roma, se vai in centro, senti la vita, gioventù, persone. Qui a Denver non è che in centro c'è vita sociale che puoi respirare, capito? Quindi questa cosa mi manca. Gli Stati Uniti, sinceramente, possono essere un po' più noiosi, semplicemente. Quindi mi manca tutto quello che c'è da fare in Italia. In più, se ci pensate, ero un turista in Italia, nel senso non ero, cioè ero extracomunitario, sono uno straniero, in altre parole. Quindi girare per l'Italia era sempre qualcosa
di bello da fare. E mi manca questo anche. Allora, ragazzi, andiamo al numero 4. E per chi vuole saperlo, avrei fatto pure una lista di 7, 8, 10 cose che mi mancano, ma non è che mi manca poi così tanto quando ci penso. Quindi sono riuscito a pensare a 5 cose, ma basta così, ragazzi. Non è che sto soffrendo negli Stati Uniti. Scherzo, scherzo, mi manca tutto dell'Italia. Ma comunque, andiamo al numero 5, che è simile al numero 1, il cibo. Ma mi manca la colazione italiana, cioè soprattutto quando vai fuori per fare colazione, bar, cappuccino, cornetto, ti siedi, respiri la città. Boh, questo mi piaceva. E oddio, lo posso anche fare qui, ma mi piacciono cornetti, mi piace pure il caffè italiano, ma non direi mai che mi manca il caffè, perché il caffè qui, anche conosciuta come acqua sporca, adoro, mi piace molto acqua sporca. Più è sporca, più mi piace quest'acqua. Quindi caffè non è un problema, ma colazione in generale un po' sì. E per finire, la quinta e ultima cosa che mi manca dell'Italia, e adesso stiamo per piangere perché è molto triste, le persone. Cioè, avevo e ho ancora amici e famiglia in Italia. Mi mancate tantissimo. Tutti voi che mi seguite mi mancate. Adesso sono circondato sempre, come ho detto, da americani, statunitensi, ignoranti, grassi. Oh, ma dove sono le persone belle? Le persone mi mancano. Parlare così, oh, ma che dici? L'italiano, queste cose mi mancano. Quindi qui sto sempre a parlare inglese. So boring. Preferirei parlare italiano. Comunque, ragazzi, avete capito. E ragazzi, ero anche curioso di sapere se vorreste vedere un video di cosa non mi manca dell'Italia, tipo 5 cose che non mi mancano. Burocrazia, parcheggiare. Potrei fare un video intero su di quello se vi piacerebbe, quindi lasciate un commento se vorreste vedere quel video. E per il resto, ragazzi, spero come sempre che questo video vi sia piaciuto. See you guys next time. Dai, peace.